Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Parliamo dei commenti della 32esima giornata di Serie A, una giornata particolare dove praticamente delle prime addirittura, adesso ve lo dico, 9 in classifica, anzi delle prime 10 in classifica ha vinto solamente la Juventus. Quindi veramente una giornata molto particolare, iniziata con Cagliari-Sampdoria 2-1. La Sampdoria era passata in vantaggio con un gol di Lasagna sabato alle 15, ma poi il Cagliari è stato bravissimo, ha recuperato la partita passando in vantaggio. Poi nel finale il gol di Pavoletti aveva pareggiato le cose, una zuccata, perché Pavoletti di testa è veramente fortissimo, e poi una bellissima rete di Cepitelli chiudono la pratica e danno al Cagliari 3 punti fondamentali per la lotta a salvezza. 3 punti fondamentali per la lotta a salvezza anche quelli del Genoa, che trova un combattivo Crotone che però purtroppo non ha, per loro non ha assolutamente capacità in questo momento realizzativa, almeno non l'ha trovata a Genova. Genoa ne ha approfittato, è bastato un gol di Bessa al 28esimo per decidere alla fine il match del Ferraris. Sempre sabato, allo stesso orario, c'è andata in scena Chievo-Torino, partita abbastanza noiosa. Alla fine solo il Torino ha avuto delle buone palle gol, ma anche il Chievo è stata una partita però senza particolari squilli, e alla fine credo che questo pareggio sia giusto. Come è stato giusto, è stato 0-0 anche al Fratelli d'Italia di Bergamo. L'Atalanta meritava probabilmente qualcosa di più. Gomez si è mangiato pronti via un gol clamoroso, ma alla fine l'Inter ha avuto anche lei le buone occasioni. Direi che un pareggio alla fine non è così sbagliato. Beh, anche qua 0-0, quindi partita che ha dato qualche spunto, ma non reti. Non ha dato reti neanche Fiorentina Spal, poteva essercene uno perché era stato fischiato un rigore per la Spal, poi annullato col VAR. Poi la Fiorentina ha provato a scardinare il muro ferrarese, ma non ce l'hanno fatta. Buon punto per la Spal in chiave salvezza. Tornando alla partita di prima, Atalanta-Inter, secondo me è un pareggio che, vista come sono andate le altre partite, va bene sia a una che all'altra proprio per la lotta all'Europa. Sassuolo-Benevento 2-2, cominciamo con le partite delle 15. È incredibile quello che è successo a Reggio Emilia, dove i due gol di Politano ha risposto ai due gol di Diabaté, che era passato in vantaggio Benevento. Politano l'ha ribaltata con una doppietta e Diabaté l'ha ripresa al 72esimo. Insomma, Diabaté, una catervata di gol in pochissime partite, ragazzo da tenere assolutamente d'occhio. E punto che sicuramente non servirà tantissimo, serve solo per l'onore a Benevento. Fa malissimo invece questo pareggio per il Sassuolo. Invece il Verona, che poteva comunque accorciare ancora in zona retrocessione, non ce la fa, anzi perde malamente 2-0 al Dall'Aro. Una bellissima punizione di Verdi e il raddoppio di Nagy chiudono una partita che il Bologna onestamente poteva chiudere anche prima. Il big match di questa giornata, uno dei due big match di questa giornata, era Milan-Napoli, finita 0-0, partita senza particolari emozioni. Nel primo tempo l'occasione migliore ce l'ha il Milan, su un cross in mezzo è arrivato Kalinic ad anticipare Bonaventura, colpendo malissimo il pallone e mandando alle stelle una buonissima occasione. Nel finale, invece, l'occasione principe della partita, al 93esimo, Donnarumma compie un prodigio su Milik, pallone che era schizzato proprio sull'attaccante polacco su una deviazione volante di Insigne mancata. Milik ha provato a piazzarla sul lato dove già era a terra Donnarumma, che compie, come detto, un autentico prodigio a livello soprattutto atletico. Con questo risultato il Napoli ha dato la possibilità alla Juventus di poter allungare, cosa che la Juventus ha fatto. Se volete, come al solito, potete trovare il video sulla partita della Juve proprio qui sotto, negli altri video. E come posso dire, la Juve che vince allunga a più 6, chiaramente non è ancora finita, ma è un vantaggio sicuramente importante. Il posticipo, il derby, Lazio-Roma, tante occasioni, ma come abbiamo visto in questa giornata, spesso 0 gol. 0 gol e dunque un 0-0 che non serve né una né l'altra e fa felice, come ha detto, probabilmente l'Inter. Leggiamo dunque la classifica. Ah, da segnalare l'espulsione giusta di Radu e qualche occasione da una parte e dall'altra. C'è stata un'occasione per la Lazio su un quasi autogol di Kolarov, c'è stata la traversa con un altro colpo di testa anche di Dzeko, quindi un paio di occasioni nel finale di Dzeko. Partita bella comunque da vedere. Rispetto ad altri 0-0 visti oggi, questa probabilmente è stata la più divertente. L'espulsione di Radu c'è perché compie veramente un'ingenuità, quindi assolutamente Lazio che rimane in 10 negli ultimi minuti, con brivido finale a tempo scaduto quando Milinkovic-Savic ha cercato un gol dalla sua metà campo. Sarebbe stato ovviamente una roba pazzesca.
Classifica della Serie A, la leggiamo con la Juventus prima con 84 punti, Napoli con 78, Lazio-Roma 61, Inter 60, Milan 53, Fiorentina 51, Atalanta 49, Sampdoria 48, Torino 46. Vedete che la zona Europa è ancora tutta in gioco. Bologna-Genoa 38, Udinese 33, Cagliari 32, Sassuolo 31, Chievo 30, entriamo nella zona caldissima, Spal 28, Crotone 27, Verona 25, Benevento 14. Anche qua, a parte Benevento che sembra ormai quasi spacciato, le altre sono fino, direi io, fino all'Udinese, sono tutti mischiate per la lotta per non retrocedere, quindi è una bella lotta per non retrocedere. Classifica marcatori, che non è che si sia mossa di tanto: Immobile rimane primo a 27, Icardi 24, Dybala 21, Quagliarella 18, Mertens 17, Higuain 15 e Dzeko 14. Non si è praticamente mossa. Ragazzi, chiudo qua, questi sono i miei commenti sulla giornata di A. Me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!